Il clima estivo ha aiutato il primo maggio tortorese, la voglia di spensieratezza ne ha garantito il successo. La 3 giorni di eventi tenutasi in piazza Stella Maris, organizzata dall'associazione Primo Maggio Tortora, è stata all'insegna dell'arte, della musica e soprattutto della riflessione sul lavoro. Le luci della festa si sono accese domenica 29 aprile, la musica è stata la padrona incontrastata dell'intera kermesse. Il lavoro e tutte le sue problematiche, la disoccupazione e la crisi nel Golfo di Policastro, sono stati gli argomenti discussi nel convegno Lavoro uguale dignità, speranza, quotidianità, tenutosi ieri pomeriggio nella giornata conclusiva della kermesse. Ospiti il sindaco di Tortora Pasquale Lamboi, il sindacalista della CGIL Francesco Martino e il direttore del quotidiano della Basilicata Paride Leporace, che ha presentato anche il suo libro inchiesta Toghe Rosso Sangue, opera che ricalca le storie di 26 magistrati uccisi dalle mafie e dal terrorismo rosso e nero. Kermesse è riuscita anche grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale e delle associazioni del territorio, quali Zafarana di Tortora, Associazione Arianna, Mondo Cultura Atena. Presenti anche le prologo del comprensorio. I volontari della Croce Rossa Italiana hanno simulato un intervento di primo soccorso, mentre gli studenti dell'Istituto Tecnico del Turismo Ugo Calvanese di Tortora hanno parlato del loro progetto sulla promozione del territorio.